L'ha presa. Ma già. Michele, buongiorno, saluti, ben trovati. Com'è stata quella chiamata? È stata molto, molto emozionante la chiamata dell'ufficio del Presidente della Repubblica. Io ho scritto questa lettera per augurare il Presidente, in cui spiegavo un po' le nostre iniziative natalizie. E ho avuto la fortuna, siccome non avevo messo nessun recapito mio, loro mi hanno rintracciato qui a scuola tramite la segreteria scolastica e mi hanno trovato. Ieri ne abbiamo pubblicato un articolo traendo dal post dell'Istituto Grandi questa piccola buona notizia tra le tante che ci imperversano quotidianamente. Michele in contatto con il Quirinale. Michele rappresenta l'Officina Solidale, quell'associazione sorrentina di cui noi già dalla prima ora, già degli anni del Covid, in cui tutti chiusi dentro, loro si industriavano a produrre dei panini e portarli casa per casa distribuendoli in nome e all'insegna con un principio volontario e gratuito per mettere da parte qualche cosa per i più bisognosi, sì, famiglie proprio, sorrentine. Proprio dopo la pandemia ci siamo resi conto che c'era bisogno di fare qualcosa proprio anche per chi è solo, non proprio chi ha bisogno economico, ma proprio per la solitudine. Cioè, ci sono persone che sono rimaste sole in casa e questo sentimento, noi sentivamo il bisogno di aiutare queste persone. Officina Solidale è anche il gruppo che ha organizzato il presepe nel giardino del Vascovato. È anche un gruppo che parzialmente contribuisce, fornisce uomini, genti e idee alla famosa caccia al tesoro sorrentino che coinvolge un migliaio di ragazzi di tutta la penisola. E quindi Michele, siamo stati gomito a gomito, ciao Rosaria, gomito a gomito nella notte di Natale per il presepe e per la caccia al tesoro. Auguri e complimenti. Grazie mille, buona giornata.